Equilibrio. L'equilibrio e la propriocezione sono due caratteristiche fondamentali per prevenire il rischio di cadute e di infortunio. Come tutte le altre capacità, possono essere migliorate con un adeguato allenamento. La routine degli esercizi proposti è breve e semplice e può essere tranquillamente svolta tutti i giorni. Serviranno solamente una sedia e una parete libera. Con l'appoggio di una sedia andiamo a fare delle semiaccosciate per migliorare la forza delle gambe e la stabilità del corpo. Andremo ad eseguire due serie da 10 ripetizioni. Possiamo stare con entrambe le mani appoggiate per facilitare al massimo l'esercizio, passare ad appoggio di una sola mano per complicarlo leggermente, oppure farlo direttamente senza l'appoggio delle mani. Lo sguardo è fisso avanti. La schiena rimane sempre dritta. Al termine della serie mi posso riposare per 20 o 30 secondi. Dopo posso ripartire con la seconda serie. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Con l'appoggio di una parete libera andiamo a camminare all'indietro per 10 passi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Mi giro e torno indietro e riparto 1, 2. Il modo più semplice è rimanere appoggiati, ma posso anche scegliere di togliere la mano. Andiamo a camminare eseguendo un 8 per 3 giri completi. Dopo e 2 e 3. Spalle al muro, andiamo a fare una camminata laterale. 10 passi per lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ritorno indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Secondo giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e ultimo ritorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Alleniamo l'equilibrio statico. Con l'ausilio della sedia e le mani appoggiate andiamo a posizionare un piede avanti l'altro, collegando tacco e punta. Per
Manterremo questa posizione per circa 10 secondi, partendo nel modo più semplice con le mani in appoggio, per poi toglierle. Fissiamo sempre un punto avanti a noi e cerchiamo di mantenere una posizione stabile. Ok, possiamo adesso scambiare i due piedi. Ancora 3, 2, 1. Partiamo con la mano in appoggio, andremo a fare dei passi collegando tacco e punta, quindi cammineremo su una linea unica. 3, 4, 5, 6, 7, tolgo la mano per complicarlo, 8, 9 e 10. Mi giro e ritorno dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Alleniamo l'equilibrio statico rimanendo in appoggio su un piede solo. Utilizzeremo la sedia per avere un altro appoggio per le mani. Solleviamo un piede da terra, sguardo fisso avanti, schiena dritta, scapoli vicine. Manteniamo la posizione per 10 secondi. Per complicarla posso sempre rimuovere le mani. Passo ora all'altra gamba. Cinque, quattro, tre, due, uno. Faccio la seconda serie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ultimo cambio gamba. Cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Eseguiamo una camminata sui talloni, 10 passi per 2 viaggi andata e ritorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Torno indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Secondo giro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e l'ultimo ritorno. In caso di difficoltà posso sempre appoggiare la mano alla parete. 7, 8, 9 e 10. Camminiamo ora solamente sulle punte. 10 passi per 2 viaggi andata e ritorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Secondo giro. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ultimo ritorno, 1, 2, 3, 4, in caso di bisogno c'è sempre la parete su cui appoggiare la mano. E mi fermo. Camminata all'indietro collegando tacco e punta, sempre sulla stessa linea. Partiamo con la mano in appoggio. 1, 2, 3. Eseguiamo 10 passi, andata e ritorno. Togliamo la mano per complicare l'esercizio. Arrivate a 10, torniamo indietro.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Appoggiamo una sedia alla parete e ci prepariamo a fare degli squat con la sedia. Faremo due serie da 10 ripetizioni. Dentro l'aria scendo, vado a sfiorare con i glutei la sedia e risalgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una piccola pausa. Ora e riparto con la seconda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.